Ciao a tutti ragazzi da Iron Farmer, ben ritrovati in questa 14ª puntata della serie Old Italy. Allora, stasera siamo in compagnia del nostro prof. Ciao, buonasera a tutti. Eccolo qua, e siamo in due questa sera. Dovevamo essere in quattro, doveva esserci anche Terence e Agri, ma Terence ha avuto ospiti a casa e quindi è impegnato, e Manu non abbiamo la minima idea di dove sia finito. Aveva detto forse ci sono, però forse a casa mia vuol dire forse sì, forse no. Ma direi che no. Insomma, quindi insomma, il forse sì, forse no è diventato un no definitivo. Comunque, ragazzi, non importa. Abbiamo appena finito di mungere le vacche. Come vedete, siamo nella sala mungitura qui. E abbiamo aperto qua i cancelli, le abbiamo riportate, lasciate andare di nuovo al pascolo. E siamo arrivati a quasi 15.000 litri di latte. Con le mangiatoie siamo ancora alla decenza, nel senso che comunque nella giornata di oggi bisogna pulire le mangiatoie delle pecore, mentre ancora delle mucche Ma la se sono a pulizia posto le mangiatoie delle pecore? È a come posto, pul 71% di pulizia. 71% va ancora bene, sì, quindi la possiamo lasciare lì, Cavoli. mentre quella delle mucche è al 100% e non l'abbiamo ancora toccata noi, quindi questo deve essere un problema della mappa, nel senso che la Ma si mangiatoia delle puliscono da mucche sole, vuol dire? Sono pulitissime. si puliscono da sole, sono autopulenti ste vacche qua. Sono autopulenti, vabbè, è meglio. Meglio così, in realtà è un problema sicuramente della mappa perché si dovrebbe sporcare tutto quanto. Comunque, ora che abbiamo munto le vacche possiamo dedicarci a fare i lavori sui campi. Allora, volevo cominciare a piantare patate. Volevo cominciare a piantare patate perché ci servono per i maiali, visto che dobbiamo ancora partire con i maiali. E quindi cominciamo a preparare il campo, dopodiché con i soldi guadagnati dalla legna della nonna Giuseppina andiamo a comprare la seminatrice. Quindi abbiamo già organizzato qualcosina qua, Duma. abbiamo il merlo riparato da gas, speriamo che continui a funzionare, però per Senti che bel rombo che c'è ora adesso. va. Adesso dovremmo avere in teoria l'animazione degli animali fuori sincro, quindi io vedo che tu stai schiacciando una mucca, probabilmente Ah, ottimo. tu forse non la vedi per un problema di sincro del Vabbè, multi, carichiamo anche lei, carica anche la mucca che va bene. E mentre il nostro prof bisticcia con il merlo per caricare le tame, noi ci siamo già preparati qui dentro la vasca, dentro il deposito delle tame, perché è vuoto praticamente, questo è il primo letame che stiamo raccogliendo. Mentre saltando giù da questa parte, guardate qua come mi scendono giù gli FPS, ragazzi, su questo punto della mappa è una cosa incredibile. Abbiamo preparato il nostro same con la botte del concime liquido, che anzi quasi quasi io potrei già riempirla, che se usiamo tutto l'etame siamo già pronti praticamente col concime liquido. Quindi vediamo un attimo di metterci giusti in modo da sentire il trigger di riempimento qua, così dovremmo essere a posto. Proviamo a riempire, perfetto, stiamo riempiendo di concime liquido di qua, ma sì, il concime liquido Esatto. è la stessa cosa No. Assolutamente no. su farming, sì, viene Sul praticamente farming sì, ma si è sempre io. chiamato concime liquido o liquame. Esatto. Però nella realtà no, il concime liquido sarebbe il concime fogliare. Mentre il digestato è quello che si recupera dal biogas, diciamo. Esatto. Che poi digestato è un termine coniato. Non so se non si chiamerebbe neanche digestato. Si chiama digerito, punto. Digerito si chiama. Vabbè, Digerito. sì, perché fermentando in trincea è un po' la stessa cosa che succede all'interno del nostro stomaco, ok? Non del nostro, dello stomaco delle vacche. Sì. Sì, vabbè, è uguale, nel senso Mi che tocca spiegare, comunque mi tocca anche spiegare cosa succede nei biogas, ho già nello capito. stomaco delle vacche. Era per No, no, dire. nel biogas. Ah, non nello stomaco delle vacche. No, vabbè, è leggermente diverso, però è simile, diciamo. Comunque diciamo che c'è pur sempre un processo di fermentazione, ma anche. La fermentazione sì che c'è, però non è come quella che viene nelle trincee. Ma sbaglio o c'è un po' di problema? Si fa un Io po' sì, fatica a capire dov'è molto. il letame. No, no, si capisce, però non lo capisco il problema. Per esempio adesso. Adesso non carica, Ah, proviamo a inclinare ancora un po' la pala. E ma credo che sia. Ah, se proviamo inclino troppo la pala,
ti cade giù. Non riesco a manovrare. Non riesco proprio a manovrare il merlo. Ecco, io invece l'altra volta avevo il problema che se incrinavo la pala scaricava. Un po' di più, caricava e scaricava, ma se non la inclinavo non caricava proprio, quindi col cipato. Allora io mi domando, perché abbiamo preso questa pala? Perché è quella che abbiamo comprato e quindi soldi per cambiarla. Ce l'abbiamo soldi per comprarla, quindi. Solo perché della CSZ, ecco perché l'abbiamo presa. Ma può darsi che sia un problema della pala della CSZ, che ha detto che per forza prova ad alzare un pelino il braccio senza cambiare l'inclinazione della pala, però. E vedi che scarica. Cosa che scarica, vedete che roba, ragazzi. Che fettosa. O facciamo una prova, proviamo ad andare un attimo da gas a vedere se ha una pala. La pala, diciamo, non CSZ, vediamo se funziona meglio. Ah, può da. Ecco, mi sono incastrato anche nel muro. Sei incastrato anche nel muro, allora ragazzi, facciamo così, andiamo a vedere se cambiando ben. No, non scaricare. Ha scaricato. Andiamo a vedere se cambiando ben risolviamo un po' questo problema qua. E ci vediamo dopo quando abbiamo riempito lo span di letame. Ok ragazzi, allora in teoria qua abbiamo raccolto tutto. Sia da questa parte sia da quest'altra. Sì, c'è qualche chiazzettina qua, ma andando avanti a giocare ovviamente il letame si riforma continuamente. Intanto il prof qua finito di caricare. Abbiamo fatto un po' di prove, ben originale, non originale, comunque è sempre un po' un problema. Diciamo che vale la pena raccogliere il letame quando ce n'è un buon quantitativo, ecco, quando ce n'è 7-8.000 litri. Non vale la pena raccogliere. Un'altra cosa. Ok, sì, intanto ci siamo anche organizzati, oltre al TM con lo span di letame abbiamo preso i landini con l'alpego, quindi adesso il prof dovrebbe andare a prendere i landini, ci dovrebbe servire. Sì. Tanto noi piano piano usciamo dalla farm. Ok, il landini è parcheggiato, eccolo lì, vedete che sì, adesso sta già arrivando. Vediamo se passo un po', sì, ci passo. Avrò forse pelato un po' la gomma. Mi piace tanto. Più bello. Quel landini lì adesso è per ora è privato, però l'ha preso in mano Nater. E lo sta sistemando un po', gli sta aggiungendo dei particolari, dei pezzettini, e dovrebbe pubblicarlo credo ormai nell'anno nuovo, perché nel frattempo sta finendo un same, sta facendo altre cosette, quindi che vedrete prossimamente nel mio canale, in teoria, da quanto mi ha detto, quindi state pronti. Io naturalmente ho sbagliato strada. Ah, ok, devo fatto la strada di sotto, c'è quella di sopra, scusa. Ma io sono sulla strada di sopra, io facevo quella vicino al fiume. Ah. Vabbè, non importa. Adesso vabbè, arrivo. Ma se ci arrivi arriva manetta. Se no potevi passare. Ah, ma perché se tu fai la strada vicino al fiume fai il giro dell'orco, non finisci più. Devi arrivare fino al dopo il villaggio sotto il campo 34, cioè non mai più che arrivi. Allora aspetta, allora tanto adesso mi sono già rimesso in marcia. Sì, ma sto andando piano, quindi adesso qua gira a destra quando arrivi, quando trovi una strada asfaltata a destra. Sì, ma dai, tanto poi di qui, sì. E ti vedo già sulla mappetta. Ok. Allora, il campo 21 in teoria è sopra il 20, no? O è su di qua. È sopra il 20 dovrebbe sì, essere. Sì, devo andare. No, devo andare dopo, dritto. Guarda, ho sbagliato a accelerare. Ti ho già raggiunto, Eccolo qua, campo 21. Allora vediamo di. Abbiamo un po' di chopper strovo qui ragazzi, quindi sulla farm di Musin in teoria erpicando sotto la chopper strovo già avremmo lo stadio di fertilizzazione. Ma noi abbiamo detto per fare una cosa un po' più reale gli diamo il letame lo stesso, quindi in realtà sappiamo già com'è la situazione. Proviamo. Vai, ti spiego la situa.
Proviamo a dispiegare un attimo. Che non me lo fa dispiegare ormai. Accendi. No, devo solo accenderlo. Devo solo accenderlo perché si dispiega in automatico. Si dispiega da solo. Sì. Boh, io parto a arpicare. Parte pure a arpicare, vediamo se l'Alpego dà problemi con l'Andini o se funziona. Perché col TM non funziona tanto bene, adesso vediamo con questo campo non è mio, va bene. Poi gli farò un po' meglio la capezzagna, intanto io sto andando di qua e di là come un ubriaco per cercare di star dietro all'andamento del campo. Non ti erpica, vero? No. Immaginavo. E come mai? Immaginavo, ma secondo me abbiamo aggiunto qualcosa che gli va in conflitto, secondo me. Perché è impossibile. Quindi o fai una prova a prenderti, non so, il same o... Facciamo così, scambiamoci trattore. Ma l'altra volta proprio col TM non andava, comunque. Allora col TM. Ah. Proviamo. Se io provassi invece a arpicare di qui. Prova. Non va? Sento dove non è retamato? No, niente, non cambia niente. Proviamo, facciamo sta prova, scambiamoci i trattori. Scambiamoci i trattori. Ah no, avevo già sganciato? Sì. No. Ecco, adesso ho sganciato. No, perché non riesco a farlo. Allora, ok. No. Ora agganciato, abbiamo agganciato. Cosa sto facendo sto landino? Impazzito. Perché? Non riesco a attaccare il progetto al landino. Ah, potrebbe essere un problema del... No, adesso l'ha attaccato. No, no. Attaccato. Ma pure ho visto che si è mosso il crosetto. Ma si muove da solo, io anch'io vedo che si muove da solo. Vediamo. Posso provare? Vai, vai, vai. Ah, ecco, c'è un giro in più di volante, ecco perché andavo. Oh, per infatti me, si ma erpica, col TM? Potrebbe no, avere. Col TM non è epica. Ma. Vabbè, allora lo sento, vado a casa e prendo il same. Ah, guarda, guarda che roba, è vero? C'è il gancio magnetizzato. Senti, vabbè, usa il TM per espandere? Eh beh, sì, per forza. Io vado a casa e prendo il fame. Prima me l'ha dato però, collega, aggancio. E forse perché ci sarà il trigger che... deve avere qualche problema con le collision. Però volevo vedere se me lo fa agganciare, adesso lo spingo. Ciò con il fiume, no, bello. Boom. Ciao, bye bye. Boh, l'età. Arrivederci. Salve, boh, perso. Abbiamo ragazzi un problema. Abbiamo perso il concime. Abbiamo perso il concime, quindi adesso vediamo... Facciamo un altro taglio, vediamo di risolvere un po' la situazione. Buona ragazzi, allora abbiamo recuperato lo spondiletame, siamo insomma con un po' di giri e rigiri siamo tornati a... Abbiamo recuperato lo spondiletame in fondo al laghetto e l'Alpego ha deciso di riprendere a funzionare con l'Andini, quindi non chiedeteci che cosa è successo perché non lo sappiamo. Tanto qua ho quasi finito anche l'etame, secondo me non mi basta neanche per finire il campo. Ok, qua siamo andati serenamente nel campo del vicino. Vabbè, è contento almeno, sì, le dà un po' di letame. Un po' di letame anche nel suo campo. E che cosa è successo? Sì, vedete, una differenza di letame tra... scendo a piedi che facciamo prima. Vedete, una differenza qui tra letame che abbiamo appena dato e il letame che abbiamo dato, diciamo, nello scorso spezzone,
di video poco, 2 secondi fa, insomma, praticamente per voi. Vedete che qua abbiamo la texture retame di default, perché quando tu riavvii il server, come abbiamo fatto noi per risolvere un problema di conflitto, praticamente il plane sulle texture, cioè praticamente su queste macchie qua di retame, come se ci fosse una sorta di plane dinamico, chiamiamolo così, adesso non lo so tecnicamente come si chiama nelle mappe, e chiudendo il server praticamente l'etame ti diventa così texture default, mentre sei in gioco ti compare la texture della mappa. Ok, allora diamo l'ultimo colpettino di letame sperando che ci basta. Se non ci basta, andiamo a prenderci il liquame, anzi, che abbiamo dalle mucche. Se non ci basta il liquame, ma quello ci basta sicuramente, poi beh, quale campi devi fare? Solo questo qua? Solo questo qua, quindi praticamente qua ho già finito. Magari mi basta anche l'etame, magari alla fine. Adesso vediamo, occhio a non andare di sotto di nuovo. Frena, ok. Boom, fatta. No, ce l'ho fatta ora, mi sono fermato in tempo. Ci manca sto triangolo qua. E se proprio mi manca il cicinin, pazienza, cioè non sto neanche lì a andare a prendere la botta per un pelino di letame o di concime di digestato. Si fa una cacatina, vedi che c'è apposta. Sì, intanto eccolo, ci mettiamo io e te di buona finito. Voglia e la sì. Concimiamo io e te. Non importa, facciamo io e te, mangiamo un panino in più così produciamo digestato. Siamo a posto. Ok ragazzi, allora qua abbiamo risolto, adesso dietro le quinte ci finiamo di erpicare il campo, andiamo da Gas, compriamo la seminatrice e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, allora abbiamo finito di dare il letame, concime liquido perché poi alla fine non ho resistito, sono andato a prendermi same quella botticella e gli ho dato anche un po' di concime liquido in quel fazzolettino che c'è rimasto. Nel frattempo Mark sta andando avanti a erpicare, che siamo anche ormai a un buon punto, e finché lui finisce di erpicare, o perlomeno si porta avanti il più possibile, noi andiamo allo shop a comprare sta benedetta seminatrice da patate, quindi andiamo a trovare il nostro Gas. Allora, vediamo intanto se qua riesco a non andare a battere da nessuna parte. Parcheggio la botte, possibilmente senza ammazzare le galline, che gli ovetti ci servono ancora. Stasera avevamo anche in previsione di vendere il latte, ma la cosa sta andando un po' male. Ma direi che siamo arrivati. Una volta che hai fatto tunfot, direi che siamo arrivati. Ok. Tanto Mark finché erpica ride sotto i baffi. Io rido perché tanto qua. Ok, allora, botte staccata, corriamo allo shop. Che poi in realtà ho già telefonato prima a Gas. L'unica cosa che devo fare è fargli il bonifico. Adesso appena arrivo lì tiro fuori il tablet. Finché lui mi tira fuori la seminatrice io faccio il bonifico, gli do 4 soldi. 21.000 euro vuole per una seminatrice a patate. Se la fa pagare. Ma la patata costa cara, sì, pur essendo piccole, nel senso che 3 metri di seminatrice 21.000 euro. Vabbè, è pur sempre patata. Sì, no, è pur sempre patata, ci sa che la patata. E ci sono anche le escort che costeranno più di 20.000 euro. Poi è meglio che chiudiamo il discorso perché non vorremmo andare troppo. Comunque mi devo anche spicciare perché vado qua. Guarda. Ciao ragazzi. Buonasera. Devo fare un po' presto perché tu qua chiudi alle 5 e mezza, quindi... 5 e mezza, qui scatta il coso automatico e non si apre più. Allora guarda, io ti faccio subito il bonifico. Ecco, bravo, bonifica. Finché tu mi tiri fuori la seminatrice da patate, tanto io te l'ho già ordinata, quindi tu sai, ce l'hai già in casa, sai già cosa prendere. Certamente. Allora, eccola qua, la GL420, 21.000 euro, tanto... Non c'è stata possibilità di discussione sul prezzo, quindi te li do tutti. Quello devo mantenere. Eccolo qua il tuo merlo, perché mi avevi detto che l'avevi comprato anche tu.
Eh sì, l'ho comprato anche io il merletto almeno. Eh sì, perché Ho tirato ragazzi... fuori anche i sacchi di semi, te li ho messi lì, anche se sono sull'erba, tanto non patiscono. Sì, no, ma tanto li avrei tirati fuori poco fa, quando... Sì. Ok. Niente, se vuoi caricarti i semi, io te lo lascio, tanto è uguale al tuo, quindi... Ah sì, fai pure tu. Problemi. Se non te li carico io, nessun problema. Ah, se vuoi caricarli... Provo, proviamo. Come preferisci, guarda. Allora. Guarda, io per sicurezza lascio il trattore appena fuori dal cancello, perché così se scatta allora... Mettilo proprio sulla fotocella, almeno non si chiude. Esatto, ecco, esatto, lascialo lì. Ho sbagliato. Lasciamo qua così, così male che vado, se si chiude io scappo fuori. Si spacca tutto. Vediamo un attimo se adesso riusciamo a caricare questi semi che mancano. Ok, il sacco l'ho preso. Ok, eccolo lì, ottimo. Io mi ricordo, se non mi ricordo male, mi sembra di averti lasciato anche... Il bicchi è lì, E tra l'altro, se vuoi puoi... Oh, cavoli. Posso recuperarmelo già? Sì, se vuoi recuperalo pure. Beh, adesso... Tanto non... io l'ho finito, le ho cambiato la balestra. Adesso era tutta rotta. Non posso perché ho solo un trattore, non pensavo che ce l'avessi già fatto... Ma mi sembrava di averti lasciato ti anche avrei chiamato in sti giorni. Un sacco di fertilizzante, mi sembrava che non sono più riuscito a portarla. O l'ho portata a casa, non mi ricordo più, magari mi ricordo male. Vabbè, senti, se vuoi te lo prendo, te lo ordino un altro e te lo regalo io quello se vuoi. Tanto a me non importa, tanto. Non mi cambia tanto. Ho appena dato il letame sulla terra, stiamo ancora ripicando, quindi mettergli anche. No. Mettergli anche il fertilizzante adesso non va bene, era più che altro per il futuro, quindi per adesso va bene così, poi... Ce l'ho ancora un sacco dentro. Mettiamone un altro, visto che c'è. Però uno, va bene. Così mi basta per finire tutto il campo. Allora sei a posto. Adesso siamo a 1600 litri con un altro sacco, mi sa che la riempiamo praticamente. Quanto tiene? 2000 e passa? 2004 è rotti, però... Allora va bene. Sì, siamo praticamente al 98% con quel sacco di 99. Vediamo un attimo che ora è nell'ora di gioco. 17:23, quindi abbiamo ancora 7 minuti prima che Gas ci sbatta fuori letteralmente. Adesso tanto ti carico questo sacco, poi metto via il merlo e... Ok, forse... Ah, ecco è piena? Sei piena? No, eri troppo avanti. Ok, perfetto. Ok, ottimo. Boh, arrivederci, ciao. Buon ciao, vado avanti ciao. Che ormai sono le 5 e mezza di sera, tempo che finisco qua. Vattene che devo chiudere, sennò qui gli straordinari nessuno me li paga. Infatti, ciao Gas. Ciao. Boh, mi ha sentito ancora, per fortuna. Boh, corriamo, torniamo da Mark a riprendere il lavoro, tanto lui sta finendo di arpicare. Che mi sa che quello lì si è fermato a fumarsi la sigarettina, perché qua dal CB non l'ho più sentito. Di solito lo sento brontolare, lui si lamenta. Ecco, senti. Ecco, si sarà appena rientrato col muzzicone sul trattore e si sta... Adesso butta la cica giù, ci passa sopra con l'erpice, io non vedo più niente e non posso dirgli niente. Poi, c'è la puzza poi. Eh sì, ma all'aperto non si sente, Allora, bella corsetta. Tanto Mark mi risponde come se non stessi parlando di lui, tranquillamente, proprio. Tra l'altro. Come si è messo a riarpicare? Ho ancora 3 strisciettine, poi ho fatto. Ah, boh, quindi... Adesso ho fatto un bel sistemone che giro sempre intorno al campo. Almeno faccio più in fretta senza fare tante manovre in diciamo testa. Diciamo che al massimo 2 andate e 2 ritorni, sei a posto. Sì, 2 giri e sì, ho finito. Allora boh. Dopo il nostro Samazzo. Comunque sai che ho sentito dire che la class sta importando in Italia il telescopico, lo Scorpion. Lo Scorpion, Quindi se il merlo ci fa ci rompe le scatole. Magari diciamo a gas che ci faccia arrivare anche il telescopico.
Esatto, uno sconticino e andiamo dentro al merlo, usiamo il class se proprio è. Comunque più che altro, cioè io conto che il merlo funzioni, più che altro c'è un macchinario nuovo che stanno dando in prova qua a gas per le patate, quindi mi sa che quando sarà ora di raccogliere queste. Vabbè, si fa una telefonata, si chiede. Sì, se magari me lo lascia. Ok, allora seminiamo patate, in teoria c'è... Ah, eccolo lassù, Mark che erpica. Cominciamo a seminare patate, poi ragazzi il campo lo finiamo dietro le quinte perché siamo già a un buon tempo di registrazione. Adesso vediamo qua se ci fa seminare. Ah sì. Sì, dipende quanto siamo vicini al bordo, perché sapete che qua i bordi dei campi sono sempre quel che sono. Infatti un po' semina, un po' no, ma solo nella prima passata, poi tornando indietro non ci dà problemi. Più che altro sono brutte le texture, che sono di traverso. Eccolo qua. Adesso facciamo manovra. Adesso vedete che su sta fila qua non ci crea problemi. Ok. Sono brutte le texture, che sono tutte di traverso, quello sì. Peccato, dovrei seminare di traverso, ma non è il massimo, sinceramente. Allora, aspetta che ho pasticciato un poco. Allora, ti ho sentito sbuffare un po', mi hai detto. Vai. No, ho pasticciato qui perché... Vabbè, no, adesso è a posto, ok. L'alpego era diventato aratro invece che erpice. Ah, ecco. Vabbè, un filo di aratura non gli fa mica male, cioè. Benché, insomma, con l'alpego nella realtà con questo qui è mostruoso. Sì, nella realtà sì. Purtroppo su farming non abbiamo mai la percezione di quel che è realmente un mezzo, un attrezzo. Nella realtà avevo provato qui nella mia zona un Massey Ferguson 370 cavalli e l'8690 era come modello, che aveva attaccato proprio questo alpego qua dietro e erpicavo su stoppio di grano e andavo io tranquillamente a 10 all'ora, 10-12 all'ora faceva. Sì, ma fa e faceva un lavoro di... fa paura, come... Mamma mia. A proposito di trattori e mezzi vari, ti faccio un invito ufficiale in puntata, anche se poi in realtà probabilmente quando uscirà sta puntata qua sarà già passato tutto. Sabato e domenica c'è l'open day da Casella a Carpaneto. E perché no? C'hai voglia di fare un giro? Magari. Tanto io per andare a Piacenza da Torino devo fare tutto il giro di Torino, quindi... Ah, sì, ci becchiamo. Sono anche di passaggio, cioè di passaggio no, ma voglio dire uscendo dalla tangenziale non è che diciamo. Ah boh, allora magari dopo fuori registrazione parliamo, ci mettiamo d'accordo. Sì. Che dopo volevo chiedere anche a Eric, perché a sto punto passando da, se vuole venire, passando da Astica, richiamo anche lui. Vabbè, ma non è, il problema non è dividere le spese, il problema era fare una giornata in compagnia. Sì, chiaro. O sabato o domenica, ma ero più propenso per il sabato, perché così poi se uno a lunedì lavora, la domenica si riposa. Esatto. Poi male che vada possiamo sempre fare domenica. Possiamo, certo. Oh, aspetta, ho sbagliato tasto. Ho spento, ecco. Lì. Boh. Boh, ragazzi. Devo mettere via l'erpice. Ma hai erpicato tutto? Sì. Io vedo ancora le tambe, vedo. Veramente? Sì. Dove la vedi le tame? Aspettate, scendo. Beh, qui i lati no, perché non me la fai. No, qui i lati. Ah, ecco. Qui l'hai seminato. E io le tame qua, dove le vedi? Qua vedo le tame qua. Una strisciata tutta lunga così. Ma io qua no. Vedo tutto le tame. Aspetta, fai te. Allora erpica la te. Io semino. Facciamo così. Vabbè ragazzi, noi finiamo qua al campo e ci vediamo nella 15ª puntata della serie Old Italy, ragazzi. Ciao ciao!
Ciao ciao.